amici, è venuto dunque l'appuntamento con il messaggio della regina della pace che ci è stato dato attraverso Mare di Medjugorje il 25 novembre del 2022. E diamo una lettura e poi facciamo un breve commento che in qualche modo ci aiuti a capire bene il messaggio e a metterlo in pratica. Cari figli, l'Altissimo mi ha mandato a voi per insegnarvi a pregare. La preghiera apre i cuori e dona la speranza. La fede nasce e si rafforza. Figlioli, io vi invito con amore. Ritornate a Dio perché Dio è il vostro amore e la vostra speranza. Se non vi decidete per Dio, non avete futuro e perciò sono con voi per guidarvi, affinché vi decidiate per la conversione e per la vita e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cioè, credo che la prima cosa da fare sia di collocare il messaggio nel tempo liturgico, perché la Madonna è sempre molto, come dire, attenta ai passaggi liturgici, specialmente quelli che riguardano poi il Natale e la Pasqua, quindi il tempo di Avvento e il tempo di Quaresima. Quindi tutte le esortazioni che ci dà nel messaggio la Madonna sono come un programma per il tempo di Avvento, per la preparazione al Natale. Allora, vorrei dire che, come ha accennato anche Maria nel messaggio, nella sua telefonata dell'ultima volta, le avevo suddiviso il messaggio in tre parti. Evidentemente il messaggio si articola in tre parti. La prima parte è contrassegnata, diciamo così, dall'esortazione alla preghiera. La Madonna dice: cari figli, l'Altissimo mi ha mandato a voi per insegnarvi a pregare. La preghiera apre i cuori e dona la speranza. La fede nasce e si rafforza. Quindi la Madonna, diciamo, in questo tempo di Avvento ci invita a riprendere la preghiera. E questo è quello della preghiera, il messaggio più ricorrente in tutti questi 42 anni di apparizioni e di messaggi della Madonna, anche se lei ha detto che il messaggio più importante che le ha dato Medjugorje è quello della conversione, però poi ovviamente, come si spiega adesso nel messaggio, la conversione è sempre anticipata dalla preghiera, quindi è il primo passo sulla via del cambiamento di vita. E qui la Madonna dice: Dio mi ha mandato per insegnarvi a pregare. E difatti, se noi prendessimo tutti i messaggi della Madonna, sia quelli dati a mano libera nei primi tre anni, sia quelli dati alla parrocchia, sia quelli dati attraverso la vicenda Miriana, si potrebbe fare un'antologia di esortazioni meravigliose che riguardano la preghiera. Effettivamente, a Medjugorje, cari amici, la preghiera coincide con la stessa persona della Madonna. Cioè la Madonna, prima di tutto, viene per pregare. Quindi, più delle volte, non vengono dati messaggi. Anche quando i veggenti parlano con la Madonna, e più delle volte sono raccomandazioni di preghiera che i veggenti fanno alla Madonna. E poi la Madonna stessa invita a pregare i veggenti, un Padre Nostro, una Maria, un Padre Nostro, un Gloria al Padre, come sapete, nel cuore stesso dell'apparizione, e la Madonna spesso prega lei stessa a mani stese, a volte dà delle intenzioni particolari di preghiera, specialmente per gli ammalati, per i sacerdoti o per la pace. Quindi possiamo dire che le apparizioni sono un evento di preghiera. E lo sono anche per i veggenti un evento di preghiera, perché sì, è vero che la Madonna a volte ha raccontato la sua vita, gli sono stati quindi anche momenti particolari, ma normalmente con le apparizioni che durano 5-6 minuti sono eventi di preghiera. La Madonna stessa arriva in preghiera. La sua stessa persona è una preghiera, come dire, visibile. Cioè la Madonna, come dire, è in preghiera tutto il tempo dall'apparizione. Molte volte prega con le mani stese, proprio sui presenti, a volte addirittura prega particolarmente su alcuni sacerdoti che sono presenti. Anche a me è capitato una volta
Ero presente un'apparizione nella cappella di Ivan, eravamo tre sacerdoti, poi altri fedeli, ma la Madonna ha pregato su tutti a mani tese, poi noi tre, uno per uno, ha pregato con le mani tese. Quindi l'evento della preghiera è un evento centrale dell'apparizione. La Madonna stessa è la figura vivente della preghiera. Possiamo dire che la Madonna porta la preghiera del cielo qui sulla terra, di qui la preziosità delle apparizioni, cari amici. Cioè non possiamo banalizzare l'apparizione del cielo, quante apparizioni, ma che c'è un'inflazione di apparizioni, no. Perché in un mondo che non prega, in un mondo dove non c'è la fede, la Madonna porta la preghiera del cielo. La Madonna prega con noi, prega per noi, ci invita a pregare con lei, ci invita a pregare per gli altri e poi lei stessa, cari amici, ci ricolma della sua preghiera. Ecco perché dice l'Altissimo mi ha mandato a voi per insegnarvi a pregare. Ma guardate che la preghiera è, come dice il versetto successivo del messaggio, la preghiera apre i cuori e dona la speranza, la fede nasce e si rafforza. Cioè la preghiera cosa fa? La preghiera innesca il processo di conversione. Cioè la conversione incomincia quando uno apre il cuore alla preghiera, si rivolge a Dio per invocarlo, magari per dire se c'è fatti sentire. Insomma, diciamo, il cambiamento di vita, il cambiamento di strada, cioè la conversione, incomincia con un'invocazione. L'invocazione della preghiera, la quale a sua volta ovviamente è una grazia dello Spirito Santo, alla quale però bisogna rispondere. Insomma, è Dio che ci muove. È Dio che ci muove alla preghiera, è lo Spirito Santo che ci muove alla preghiera, però da parte nostra ci vuole la risposta. Cosa fa la preghiera? La preghiera, cari amici, apre i cuori. Cioè, uno pregando si rivolge a Dio, il suo cuore esce dall'immanenza, esce dal buco nero in cui si è rinchiuso, il suo cuore esce dalla melma del peccato e del male, esce dalle tenebre, apre la finestra di una stanza dove non c'è luce ed entra la luce di Dio. E quindi, con la luce di Dio, cari amici, nasce la speranza, cioè vede una prospettiva nuova per la vita, vede che la vita si apre a qualcosa di più grande della vita stessa, di qualcosa che la tira fuori dalla caverna nella quale uno si è rinchiuso, che è la caverna della tenebra, del dolore della morte, che è la vita senza Dio. Quindi nell'istante in cui uno incomincia a pregare, sia pure dicendo una sola parola, Dio mio, Dio, ci sei, in quel momento già esce dal mondo senza Dio. Incomincia un itinerario di speranza e quindi anche la fede che era morta, come dice la Madonna, nasce e germoglia. E per quelli la cui fede è ancora piccola, come quella di un fiore appena germogliato, grazie alla preghiera, la fede si rafforza. Però, cari amici, verrà anche il contrario. E cioè, per tutti quelli che non pregano, che hanno la fede e non pregano, succede il contrario. Cioè, la fede si indebolisce e muore, come un fiore che senza acqua appassisce e muore. Questa è la prima parte del messaggio. E il primo invito all'avvento è questo: ricominciare a pregare. Per quello che vi ho detto, dobbiamo assolutamente all'interno della giornata creare spazi di vera preghiera, cioè spazi di tempo e forse anche di luogo in cui rivolgersi a Dio, a un tu per tu, e in quel tu per tu presentargli la nostra vita. Il secondo passo, cari amici, è quello, dopo aver aperto il cuore a Dio e quindi dopo aver acceso la lampada della fede e della speranza, bisogna muoversi, bisogna camminare e fare qualche cosa. E Madonna ci dice: io vi invito con amore, cioè non vi invito con minacce, ma con amore. E ci ripete l'invito che ha fatto innumerevoli volte, cioè ritornate a Dio. Cioè avete lasciato Dio in questi decenni di ubriacatura generale, di ateismo e di materialismo,
Adesso che avete sperimentato quanto è grama la vita senza Dio e quanto sono ingannevoli le esche del demonio che producono la morte, allora fate i primi passi, ritornate a Dio. Perché ritornare a Dio? Ma perché Dio è l'amore che il nostro cuore desidera. Siamo stati fatti per Dio, creati per Dio. Il nostro cuore desidera Dio, il nostro cuore è felice in Dio. Dio quindi è il nostro amore, cioè quello che il cuore desidera, è l'amore totale, assoluto, incondizionato, l'amore di un padre, l'amore di un fratello, l'amore di un amico, cioè l'amore che non tradisce, viene solo da Dio. E Dio è la nostra speranza, cari amici, cioè qui scopriamo che dal male e dalla morte, dal non senso, dalla disperazione, dal male di vivere, dalle paure esistenziali, solamente Dio ci può liberare. E soltanto lui ci può offrire un futuro, perché lui solo, cari amici, perché lui è la vita, quindi non la morte, e lui solo ci può offrire un futuro di vita. Questo dunque, cari amici, è il secondo passo che ci invita a fare la Madonna, e cioè alzare gli occhi verso Dio e cominciare a camminare verso di Lui. Dopodiché, cari amici, e qui la terza parte del messaggio, la Madonna ci dice che occorre cambiare la nostra vita, che era, essendo una vita senza Dio, era senza luce, senza grazia, senza santità, era una vita per la morte, dobbiamo cambiare questa vita, cioè dobbiamo in pratica, come dire, riformare la nostra vita, vuol dire lasciare una vita di male, una vita di peccati, una vita in cui siamo schiavi del demonio, una vita in cui siamo schiavi della carne, una vita in cui siamo schiavi dell'effimero, una vita in cui il peggio di noi stessi esce dal di dentro e ci conquista e ci plasma a immagine del maligno. Cioè dobbiamo fare questa operazione di morte al peccato, come la chiama San Paolo, come il seme che muore al peccato. Dobbiamo fare questa operazione di morte al peccato e risorgere a nuova vita nella grazia. E quindi la Madonna dicendo dovete decidere per la conversione e per la vita, non per la morte, ci invita quindi a, come dire, fare l'esame di coscienza, vedere il male che c'è nella nostra vita, prendere decisioni per estirpare le radici del male, preparare la confessione di Natale con i propositi di vita nuova e iniziare, come si dice, un anno nuovo con vita nuova. Quindi questo è un programma straordinario di rinnovamento che la Madonna ci propone. Poi ci dice. Ci parla con amore, ma non ci, come dire, non ci tace le conseguenze di una vita senza Dio. Cioè, come una vita con Dio diventa una vita di gioia, diventa una vita di speranza, una vita senza Dio è una vita per la morte. Quando la Madonna ha detto l'umanità si è decisa per la morte, voleva dire che l'umanità ha deciso di fare a meno di Dio. È come se noi volessimo fare a meno del sole, e quindi sulla Terra cosa succede? Succede che c'è la morte. Senza il sole che è la vita, sulla Terra ci sarebbe la morte. Così, la Madonna ce lo fa capire. Attenzione, che se non decidete la conversione, ci sono due parole che ci devono far riflettere. Vi ricordate il messaggio precedente che ci ha detto l'umanità si è decisa per la morte? Qui ci sono due decisioni contrarie, ma sono personali, perché come già vi ho detto, la Madonna ci ha dato spazio, ancora e tempo, per la conversione personale, ci ha detto se non vi decidete per Dio non avete futuro. Quindi bisogna decidersi per Dio. E poi ci ha detto decidi per la conversione e per la vita e non per la morte. Cioè, chi si converte per Dio ha la vita di Dio davanti a sé e in sé, e
E chi invece rimane nel male della morte, cari amici, è già morto, è una vita senza prospettive, è una vita, così dice, nella nebbia della disperazione e dell'angoscia. Liberiamoci di questo tempo d'avvento, cari amici, liberiamoci, cioè non diamo spazio alle sirene che ci dicono che senza Dio si vive meglio. Senza Dio c'è la morte, c'è la desolazione, c'è una vita senza prospettive, c'è una vita che non riesce a riscattare se stessa dal male della cattiveria, c'è una vita disperata, c'è una vita che è una maledizione per sé e per gli altri. Non è necessario sperimentare questo, meglio non sperimentarlo, meglio saperlo e prendere l'altra strada, che è quella di una vita nella quale si osserva i comandamenti, nella quale si prega, nella quale si praticano le virtù, nella quale si fa il bene. Questa è una vita che, come dire, ti dà pace, ti dà gioia, ti dà senso, ti dà motivazioni. Insomma, si tratta, perché voi se l'abbiamo mai fatto, di scoprire la bellezza e la grandezza della vita in Cristo. Veramente, cari amici, quando abbiamo questa grazia di scoprire la grandezza e la bellezza della vita in Cristo, poi diventiamo una benedizione per noi stessi e per tutti. Allora, queste dunque sono le indicazioni principali del messaggio, poi, come ovvio, cari amici, lo analizzeremo a seconda di momenti nel corso di questo percorso che facciamo, in modo tale che ci nutra, diciamo, durante questo tempo di avvento. Non dimenticate, cari amici, della Madonna, essere molto in sintonia con la liturgia che viene celebrata, col Vangelo che ci viene rivolto e ci dà la sua, come dire, applicazione materna al nostro cammino di conversione. Il messaggio del 25 novembre 2022. Cari figli, l'Altissimo mi ha mandato a voi per insegnarvi a pregare. La preghiera apre i cuori ed una la speranza, la fede nasce e si rafforza. Figlioli, io vi invito con amore, ritornate a Dio, perché Dio è il vostro amore e la vostra speranza. Se non vi decidete per Dio, non avete futuro e perciò sono con voi per guidarvi, affinché vi decidiate per la conversione, per la vita e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari amici, adesso abbiamo ai microfoni Maria da Međugorje, che ci riferisce il messaggio dell'Argine della Pace di oggi 25 novembre 2022. Ciao Maria! Ciao Padre Livio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria. Oggi 25 novembre, come ogni 25 del mese, la Madonna ci ha dato il seguente messaggio. Cari figli, l'Altissimo mi ha mandato a voi per insegnarvi a pregare. La preghiera apre i cuori e dona la speranza. La fede nasce e si rinforza. Figlioli, io vi invito con amore. Ritornate a Dio, perché Dio è il vostro amore e la vostra speranza. Se non vi decidete per Dio, non avrete futuro e perciò sono con voi per guidarvi affinché vi decidete per la conversione e per la vita e non per la morte. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Kao svakog 25. mjesecu, Gospa nam je dala ovu poruku. Draga djeco, Svevišnji me posla vama da vas učim moliti. Molitva otvara srca i daje nadu. I vjera se rađa i jača. Ja vas dječice ljubim, s ljubavlju, ja vas dječice s ljubavlju pozivam, vratite se Bogu, jer Bog je ljubav i nada vaša. Nemate budućnosti,
ako se ne odlučite za Boga. I zato sam s vama da vas vodim, da se odlučite za obraćenje i život, a ne za smrt. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Allora Maria, mi pare che un messaggio ricchissimo di proposte e di esortazioni spirituali. Esattamente, Padre Livio, grazie a Dio la Madonna è ancora con noi e ancora ci sta guidando e ci sta dando messaggi. E proprio aspettando anche il messaggio, come sempre, cerchiamo che la nostra giornata sia una giornata di preghiera. E io stasera, quando la Madonna ha dato la messaggio, quando ci ha dato, e proprio ho pensato quante persone che sono venute a Medjugorje, grazie a Dio, e hanno cominciato a pregare e la fede è nata nei loro cuori, si è rafforzata. Tante persone che sono venute a Medjugorje e hanno ritrovato Dio, e sono ritornate nelle loro case pregando, cercando di vivere proprio con Dio e con la Madonna. E questo è un invito anche a tutti noi, proprio grazie al cielo, di pregare ancora di più, di essere preghiera, di essere con la nostra vita preghiera e essere quell'amore che la Madonna sempre ci sta donando. E per questo mio invito è anche nel questo tempo che stiamo avvicinandoci a Avvento, è tempo anche di grazia, tempo per noi per ritornare a Dio, è tempo di preghiera, perché la Madonna ha detto che vuole insegnarci a pregare, e che possiamo aprire il nostro cuore. Io comincio a pensare che tante volte tante parole sono inutili. E nostre parole tante volte sono le parole anche di più, perché la preghiera rimane la cosa più concreta. E questo tempo vuole essere per me, per anche invito a tutti voi, di pregare, perché preghiera fa tanti miracoli, lo abbiamo visto attraverso tante testimonianze, anche attraverso le nostre vite. E per questo ringrazio la Madonna per la sua presenza in mezzo a noi ancora oggi, che la Madonna non si è stancata di noi, e ringraziamo proprio a buon Dio che ha permesso, come lei dice, che l'Altissimo ha mandato la Madonna in mezzo a noi, perché lei diventa nostra insegnante, quello che noi tante volte abbiamo visto, che la Madonna vuole che facciamo tutto ciò che facciamo di fare con amore. E io credo, senza amore non c'è vita, diventiamo tutti poveri. E per questo vi invito attraverso questo tempo, tempo di aspettativa, tempo di grazia, tempo di misericordia, apriamo il nostro cuore e cerchiamo di essere la preghiera, soprattutto questo tempo, tempo di Avvento che stiamo entrando, aspettando Gesù Bambino. E Maria, sicuramente la preghiera è la cosa che colpisce di più quando si arriva a Medjugorje, tutta, non solo la chiesa, tutta una vasta area, la pianura, le colline, ovunque è piena di preghiera, insomma, ed è una cosa meravigliosa. Però volevo chiederti questo, però la Madonna comunque ha messo in grande rilievo la Santa Messa come preghiera, mentre nel mondo occidentale, anche in Italia, purtroppo vediamo soprattutto i giovani che sono completamente assenti dalla messa. Magari pregano personalmente, ma non riescono a meno che non siano di gruppi particolari, non si vede gente alla Santa Messa, di ragazzi e di giovani. E come si potrebbe ovviare questa cosa, Maria? Preghiamo, diventiamo, io credo che dobbiamo diventare sempre di più preghiera, perché tante parole non sono inutili, perché tanti progetti sono inutili, ma quello che conta, io credo, è la preghiera. Quello che conta proprio questo contatto con Dio. Poi Signore sa, perché noi non siamo esperti, ma lo facciamo con cuore. E questo io credo
che siamo invitati tutti, proprio di essere la preghiera, di essere amore, quello che la Madonna dice, che ognuno di noi diventa sempre più amore per tutti quelli che hanno bisogno, soprattutto nella nostra famiglia oggi, che la famiglia è distrutta. La Madonna ci sta chiedendo proprio di essere la preghiera anche nelle famiglie, nelle nostre famiglie, riportare la preghiera. Dove non si prega non c'è amore, non c'è speranza. E per questo dico, è un momento bello che possiamo nel questo tempo decidere, anche dire, aspettando, creando quell'angolo di presepe nelle nostre case, creiamo anche uno spazio per la preghiera nella nostra casa. È anche bello, Maria, in questo periodo, cioè la volta ce l'ha detto fin dall'inizio, no? Avere di qualcosa che spinga la preghiera, come per esempio la Sacra Scrittura in famiglia, in questo tempo di avvento, diciamo i segni del Natale, tutto questo ci può aiutare, diciamo, a far sì che arriviamo a Natale preparati e comunque con i cuori aperti. Sì, noi Padre Livio che siamo in età, diventa una cosa, ricordo bellissimo della nostra gioventù. Io mi ricordo con il comunismo, è diventata una cosa, Natale si viveva molto più intenso che oggi. Oggi ormai il mondo ci sta mettendo solo shopping, materialismo, consumismo, invece la parte spirituale abbiamo dimenticato. E per questo la Madonna ci sta guidando, ci sta aiutando proprio in questa parte, diciamo, spirituale, che manca nelle tante famiglie, soprattutto nelle famiglie benestanti, nell'Europa benestante. Abbiamo meno sensibilità e più, diciamo, più materialismo, e la Madonna ci sta chiamando più spiritualità e meno materialismo, le cose materiali. Una volta appunto parlavi di qualche anno fa, di qualche decennio fa, diciamo fino alla fine del secondo millennio, a Natale c'erano le file di persone che si confessavano, e quindi la Madonna adesso, invitandoci a decidere per la conversione, ci invita anche a preparare proprio un rinnovamento della vita, anche una bella confessione per il Santo Natale. Esattamente, preparazione anche da noi c'è una bellissima abitudine di andare al mattino presto per la Santa Messa, noi la chiamiamo Zornica, quella messa di mattutino, e una volta si accendevano solo le candele sull'altare, e adesso è diventato molto sentito nelle nostre, da noi, tante persone che hanno questa abitudine bellissima, e sarebbe bello che cominciamo a vivere anche tutti noi questo incontro con Dio al mattino presto, che possiamo anche di più vivere più profondamente la nostro incontro con Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, nell'Eucaristia, nella adorazione, eccetera. Diciamo, e anche la confessione, io nelle parrocchie bisognerebbe anche comunque, come dire, chiamare la gente a confessarsi, perché io vedo che a Međugorje tutto è più facile, quando siamo nelle nostre parrocchie diventa tutto più difficile, è quasi come questo sacramento fosse un pochettino messo da parte. Padre Livio, la Madonna vuole che prendiamo la parrocchia di Međugorje come esempio e lo portiamo nella nostra parrocchia. E questa è la santità, questa è la conversione, questo è amore che il Signore ci sta dando attraverso la presenza della Madonna, perché che possiamo davvero noi vivere questo tempo di gioia, questo tempo di verità, questo gioia, questo incontro con Dio, che incontreremo Gesù bambino, che la Madonna una volta ci ha detto di portare un fiore come nostro dono, che ci doniamo il nostro cuore a Gesù bambino, che possiamo anche noi diventare più bambini nel nostro cuore, con i nostri atti,
con nostro gesto, anche che possiamo diventare, come lei ha detto, bouquet di fiori che lei vuole offrire a suo figlio Gesù. Maria, volevo farti una domanda. Cioè, la Madonna già più volte nei messaggi del 25, e specialmente in questi ultimi tempi, poi negli ultimi due messaggi, quello di oggi e quello del mese scorso, la Madonna cioè, in poche parole, continua a ripeterci che senza Dio non c'è futuro. Cioè, è come se noi ce lo ripete, ma come se noi non dessimo ascolto, è come se noi credessimo che senza Dio si va avanti lo stesso. Sì, perché tante volte, probabilmente la Madonna, io tante volte dico, non voglio neanche commentare il messaggio perché è troppo presto, Padre Livio, perché il messaggio è così impegnativo, stesso aumento, così profondo, ma sappiamo che la Madonna con la sua presenza è un dono. E tante volte dobbiamo inghiottire questo messaggio e come si chiama, consumarlo con la preghiera, affinché può nascere dentro di noi quel spirito della Madonna, quel spirito che dice che l'Altissimo la manda in mezzo a noi per insegnarci a pregare, che possiamo aprire il nostro cuore. E questa è una cosa che non vorrei neanche tanto parlare, quanto mi viene tanto di pregare, e tante volte dico, a posto di parlare preghiamo, perché tante volte c'è questa tentazione di parlare, commentare, fare, filosofare, e dimentichiamo la parte più importante che la Madonna chiede, ci chiede: aprite i vostri cuori con la preghiera, perché il cuore si apre pregando, la nostra fede si rinforza pregando. Io tante volte mi ricordo, primi anni, non sapevamo fare tante cose, ma sapevamo metterci a ginocchio, sapevamo pregare senza sosta, giorno e notte, sapevamo, e abbiamo avuto esperienza della preghiera. E questo lo auguro proprio a ognuno di voi, che nella preghiera potete sperimentare vostro incontro con Dio. E questo è tempo propizio proprio per ognuno di noi. Tempo di aspettativa, tempo di Natale, tempo delle confessioni, tempo del perdono, tempo per riconciliazione, tempo di novene, di non solo di preghiere speciali, di rinunce speciali, donazioni, di essere dono per altri, eccetera. E per questo tempo io penso, come anche mai, possiamo riscoprire anche la nostra stessa famiglia, e anche perché è freddo fuori, noi che siamo in Europa comincia a essere freddo, e questo tempo ci aiuta anche di stare nella famiglia, stare al calduccio, diciamo, e che questo calduccio diventa un spazio nella nostra casa, dove mettiamo la candela, dove mettiamo Santa Scrittura, dove possiamo leggere insieme, meditare insieme, anche parlare insieme, perché oggi purtroppo tante famiglie non parlano più, non discutono della Santa Scrittura, non parlano della Santa Scrittura, non parlano di Dio, perché Dio è là qualche parte nel cielo, invece la Madonna ci sta dicendo che Dio è con noi. Infatti, Maria, questa è una cosa che è impressionante, cioè che non è anche in famiglia, fra genitori, figli, marito e moglie, si ha paura a parlare di Dio, di cose religiose, si parla di tutto ma non di questo, è come se fosse una cosa personale e basta, e questa è una cosa molto brutta però. Molto brutto, ma il Signore ha mandato la nostra madre in mezzo a noi per dirci: convertitevi, ritornate a Dio. E per questo ringraziamo a lei che è in mezzo a noi con tutto cuore, ringraziamo a lei che ha cambiato la nostra vita e ci ha portato a suo figlio Gesù, e questo è un dono immenso. Per questo la mia vita è un ringraziamento continuo per questo immenso dono, non soltanto di vedere la Madonna, ma anche l'insegnamento della Madonna che ci ha dato. E io voglio proprio ringraziare a buon Dio
per ogni momento che abbiamo condiviso con la Madonna, per ogni momento che abbiamo condiviso nella preghiera sulla collina dell'apparizione, nell'adorazione, davanti alla chiesa, dietro la chiesa, sull'altare rotondo, fuori della chiesa, la sera tardi, quando eravamo stanchi, quando andavamo davanti a Gesù e trovavamo la forza a dire: Signore, Tu sai, Tu conosci la nostra vita, la nostra stanchezza, nostra situazione, e Tu sai molto bene cosa abbiamo bisogno. E quando apriamo questo cuore ferito tante volte, a Dio Dio opera, perché diventiamo nella comunione con Gesù, attraverso la preghiera, e questa è la mia esperienza, dove mille volte nella mia vita ho detto: Signore, usaci, perché qua vogliamo essere strumenti, e Tu fai che la nostra vita può diventare ogni giorno sempre di più un lode a Te, perché ci hai creato proprio questo momento che possiamo essere testimoni con la nostra vita, col nostro esempio, per tante persone che sono lontane, che non hanno conosciuto l'amore di Dio. Senti Maria, ma leggendo i messaggi della Madonna, specialmente quelli del 25 del mese, sono di una bellezza straordinaria, veramente vengo dal cielo, e però sono arrivati noi attraverso di te. Anche tu quando li ricevi, come ti senti? Mi sento in crisi ogni volta, Padre Livio, perché ogni volta sento che non sono capace e avrei bisogno di tempo, e ogni volta cerco di accorciare il nostro tempo e dire: vorrei rimanere nella preghiera, come dopo apparizione vorrei rimanere nel silenzio a meditare tutto ciò che il Signore ci sta facendo, ci sta dando attraverso la sua madre. Lo riconosco come un dono immenso per la mia vita, per la parrocchia di Medjugorje, ma anche per tutta la umanità, e questo è un dono gratuito. Un'aria immensa proprio. Esattamente, ma anche un dono gratuito, che ripeto, gratuito, perché Signore opera anche attraverso di noi, attraverso tante persone che hanno abbracciato il messaggio della Madonna, e la Madonna sempre ci ha portato suo figlio Gesù. Sono ritornata a sacramenti, e siamo ritornati a sacramenti, perché io mi ricordo i primi anni la Madonna ci ha detto: prendete la guida spirituale, cominciate a camminare sul cammino della santità, nella scuola della preghiera. E questo fino ad oggi siamo incapaci, ma cerchiamo con tutta la nostra vita, con tutto il nostro cuore, e per questo sto ringraziando al Signore con tutto cuore per questo immenso dono, non soltanto della sua presenza, della presenza della Madonna, ma perché la Madonna in un modo bellissimo, con tanto amore, con tanta pazienza, ci ha portato verso suo figlio Gesù e ci sta guidando un continuo. Maria, tanto per adesso, andiamo verso la conclusione. Dunque, questo messaggio, ti metto molto bene, questo messaggio mi occorrerà tutto il mese per meditarlo, e forse non sarà sufficiente, no? Però mi pare che ci sia una cosa fondamentale. In genere è la prima parola che dice la Madonna, quella che diciamo dà il tono al messaggio, è cioè quello di ritornare alla preghiera. Cioè, io ho capito che questa è la cosa più importante che c'è nella vita di una persona. Cioè, ecco, vorrei dire che in questo tempo d'avvento, ecco, che sia un tempo in cui noi diciamo dedichiamo tutto il tempo necessario per preparare il cuore a Gesù nella preghiera. C'è un invito veramente forte alla preghiera, mi pare che sia la prima cosa che dobbiamo imparare questa sera. Sì, e io già ho diviso il messaggio nelle diverse parti, nel mio cuore, anche nella mia mente, perché vedo che c'è da lavorare, Padre Livio. Cioè, abbiamo da lavorare con questo messaggio tanto, perché
dobbiamo decidere per la vita, dobbiamo decidere per la vita di Gesù risorto, perché dobbiamo, tante volte, tante persone li vediamo che sono nel cuore morti, sono cadaveri che camminano, e la Madonna ci sta chiamando alla vita con la idea, con la fissazione, come lei dice tante volte, allenate al cielo, pensando alla vita eterna. E penso che ognuno di noi, se pensiamo un po' di più alla vita eterna, diventiamo un po' più buoni. E questo tempo è proprio tempo di per tutti noi, un invito per diventare più buoni. Sì, ci ha detto mirate al cielo tante volte. La vostra vita è come un fiore che oggi è bello, al mattino e alla sera scomparso, e dopo ritornare a questa visione di fede di fede semplice. Anche di fede semplice, perché tante volte non dobbiamo parlare tanto, ma pregare tanto. Io lo sento sempre di più. Può essere perché diventiamo sempre più coscienti di enorme dono che stiamo vivendo, che il Signore ci sta dando. Comunque Mario, un'esperienza che cioè, sto facendo, diciamo, cioè a Madonna, quando cominciamo a pregare, come la Madonna ci ha invitato tante volte, addirittura ci ha detto pregate giorno e notte a volte, quando riusciamo a riempire la giornata di preghiera, poi è quasi impossibile vivere senza pregare. C'è questa cosa bella da poter testimoniare, cioè che quando uno ha fatto entrare la preghiera nella propria vita, poi non diventa più neanche una fatica, diventa un bisogno, una gioia. E poi scopriremo, praticamente la Madonna ci sta dicendo, la nostra fede, la fede nasce e si rinforza, e scopriremo anche la fede, perché proprio là siamo arrivati. Uno che prega apre cuore e la fede cresce e si rafforza. Sì, è come ha detto la Madonna, che la preghiera è come l'acqua che bagna il fiore della fede, se no il fiore appassisce e muore. Esattamente. E per questo coraggio preghiamo e confidiamo nel Signore, perché il Signore sa molto bene cosa abbiamo bisogno in questo tempo, in modo speciale, uniti nella preghiera in questo tempo di avvento, e confidiamo nel Signore, che il Signore è misericordioso, generoso, e ci sta anche mandando la sua madre, nostra madre, per guidarci, non soltanto per il nostro bene, ma per bene di tutta la umanità, come dicevi tu, padre Livio. E questi giorni, ieri abbiamo anche festeggiato l'anniversario della morte, 22 anni, di padre Slavko. E padre Slavko era un uomo che è venuto a Medjugorje, ha preso il messaggio della Madonna, l'ho messo nella sua vita, nella pratica, e l'ho vissuto togliendo tante cose della sua vita e mettendo nel posto proprio più importante Dio e la Madonna. La preghiera era ogni mattina per lui, o sulla collina dell'apparizione, o sulla collina della croce, molto importante. Sì, insomma, è stato anche un grande esempio di preghiera padre Slavko, oltre che un maestro, diciamo di vita spirituale. Ecco, allora Maria, con queste tue riflessioni, allora ci prepariamo a vivere il tempo d'avvento come un tempo di preghiera, ma anche di revisione di vita, per fare una bella confessione per il Natale, e poi ovviamente è il dono della pace, la Madonna ci porterà Gesù Bambino, il re della pace, a Natale. Esattamente, aspettando Gesù Bambino rimaniamo uniti nella preghiera e nella comunione, di unione dei santi, che anche noi possiamo diventare santi, diciamo. Certo. Bene, con questo concludiamo con la preghiera del Magnificat, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e la terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Sia lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato Gesù e Maria. Regina della Pace. Prega per noi e per il mondo intero. Grazie di cuore Mario, ci raccomandiamo anche alla tua preghiera. Tutta la famiglia di Maria prega per te, prega per tutti i veggenti e ti auguriamo buon cammino di avvento. Grazie Padre Livio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria, mando un bacio grande per ognuno di voi e uniti nella preghiera, uniti nella conversione e uniti nel cammino della fede e verso avvento che possiamo avere la gioia, che possiamo avere la pace, anche preghiamo per la pace non soltanto nei nostri cuori, nelle nostre famiglie ma anche nel mondo intero. E chiediamo a lei, che è regina della pace, di pregare per noi. Grazie Maria.